Ciao ragazzi, in questo video trattiamo di Open Game Art. È un sito dove puoi trovare grafica, cioè un sito dove puoi caricare e anche scaricare grafica creata dagli utenti. Possiamo trovare varie categorie, 3D, 2D e anche musica. Effetti sonori, texture, tutto quanto. Ogni materiale è dotato di una licenza. Quindi, se vogliamo scaricare questa immagine, utilizziamo la licenza pubblico dominio. Se utilizziamo questo, c'è la licenza CC by 4, CC by 3. Prima di utilizzare il materiale coperto da una licenza che non sia di pubblico dominio, è sempre bene leggere quello che c'è scritto qui. Dobbiamo dare un'attribuzione e anche indicare i cambiamenti effettuati dentro il nostro progetto. Possiamo copiare e ridistribuire il materiale sotto ogni formato. Possiamo remixare, trasformare build, eventualmente anche per uso commerciale. Quindi possiamo, ecco, bisogna andare un po' giù, è simile a quella da licenza. Ah, in più bisogna indicare i cambiamenti effettuati dentro il progetto che abbiamo scaricato. Bene, le licenze sono piuttosto rognose, quindi attenzione. Tramite questo tasto qui possiamo caricare il nostro progetto, cioè inviare il materiale dentro il sito Open Game Art. Solamente qui ci sono tutti 2D, 3D, quelli di prima e le licenze. Queste sono tutte le licenze. Oltre a questo c'è un forum delle discussioni, tutorial. Qui possiamo richiedere anche delle risorse, insomma, fare una richiesta. E qui possiamo aprire le commissioni, cioè lavoro a pagamento e va bene leggere questo prima di postare qualsiasi cosa. Bene, torniamo sulla home. Attimo che deve caricare. Ok, provo un esempio, pixel art. Ora trova tutti i materiali in pixel art. Queste per fare le ricerche piuttosto velocemente. Tramite queste spunte possiamo mettere la licenza che più, insomma, la licenza che vogliamo usare dentro il nostro progetto. Ad esempio, se io tolgo la spunta su questo, su tutte queste, fino a lasciare la pubblico dominio,
Ora andiamo su, abbiamo la ricerca. E naturalmente tutte le immagini sono sotto la licenza pubblico dominio. Ci sono le FAQ e anche i punteggi, ogni profilo ha dei punti. Poi quando invii il materiale puoi guadagnare dei punti se gli utenti lo richiedono, cioè gli utenti si possono premiare se posti la roba magari carina, che è in questo caso che è il primo con più punti di tutti, e perché ha inviato una valanga di materiale. Tutto naturalmente sotto la licenza pubblico dominio. Cioè, se pubblico dominio non è richiesta l'attribuzione e puoi utilizzare il materiale eventualmente anche rivenderlo. Anche se è una pratica piuttosto scorretta. Bene, il video si conclude così. A breve anche nuovi video, magari su nuovi siti su sulla parte grafica, cioè gli asset, la musica, gli effetti. Alla prossima.